Dopo aver celebrato San Barnaba, riprendiamo la lettura del primo libro dei Re e troviamo forse l'episodio più famoso, quello di Elia al Carmelo contro tutti questi profeti di Baal. Si stabilisce una disfida. La disfida consiste nel costruire due altari, mettere sopra l'offerta e a chiedere a Dio che risponda dal cielo con il fuoco. La divinità che risponde per prima è quella che è Dio. Ora cominciano i profeti di Baal, ma anche facendo riti molto particolari, non riescono ovviamente ad avere una risposta da parte di Dio. All'inizio però Elia gli dice questo: fino a quando salterete da una parte all'altra? Se il Signore è Dio, seguitelo, se invece lo è Baal, seguite lui. E invece purtroppo il popolo va a seconda della convenienza, un po' di qui e un po' di là. Alla fine, quando poi il fuoco realmente scende dal cielo, certo, tutto il popolo cade con la faccia a terra, cioè in adorazione, e dice il Signore è Dio, il Signore è Dio. Ho capito, però comprendete che se il Signore è veramente Dio, lo è in tutte le stagioni, e questo dimostra la fragilità spirituale interna al popolo e dimostra anche come il peccato purtroppo si possa insinuare in questo atteggiamento così ambiguo. Il Vangelo, il Vangelo abbiamo visto che stiamo commentando il Vangelo di Matteo, e adesso andiamo poco oltre la proclamazione delle Beatitudini. Ascoltiamo e poi commento. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge e i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota, un solo trattino della legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà gli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli». Vedere in questo testo un'esaltazione della legge, neppure uno iota sarà tolto, ma io ci vedo qualcos'altro. Io ci vedo il vero senso, il vero rapporto con la parola del Signore. Chi si avvicina ad essa in maniera superficiale, no? Anche trattando le cose minime in modo superficiale, sarà trattato da Dio in modo superficiale. Chi invece farà sul serio e si metterà davvero in gioco utilizzando e praticando il timore di Dio, il Signore lo riconoscerà come grande. Quindi di fronte a queste parole è interpellata la nostra coscienza. Se noi davanti al Signore siamo disponibili ad accogliere questa parola come una parola che ci norma, che ci guida, che ci definisce, oppure pensiamo di far meglio per conto nostro. È una scelta, capite, che all'inizio della parola, dell'ascolto, quando l'ascolto ancora ci incuriosisce, ma poi ci vuole il passo, ci vuole la decisione, perché da questo ascolto si passi a ricevere in noi la parola di Dio che, trovando una persona disponibile, una realtà disponibile, la modella. Ho finito, ci vediamo domani, grazie.